La rubrica Cibografia è una delle tante versioni di Cibografia, è un'estensione, mi piace chiamarla estensione, dedicata ai produttori. Un ringraziamento speciale al produttore che partecipa al mio progetto Cibografia Italia, quindi mi lascia i suoi prodotti per poterli fotografare e poi restano a me, no? Questi prodotti che io assaggio, che provo, e il bello è anche conoscere sempre nuovi produttori. Con il tempo, appunto, Cibografia Italia si è evoluta e da lì ho lanciato rubrica Cibografia, ovvero un ringraziamento speciale al produttore che mi lascia i suoi prodotti e per il quale faccio un attimino una parentesi, parlo un po' di questo produttore. Oggi che abbiamo? Abbiamo il liquorificio Il Re dei Re. Un liquorificio di Fabio Elettrico, persona squisita che mi ha subito, è subito rimasto entusiasta del progetto, ha voluto partecipare, ci siamo subito trovati bene e mi ha lasciato un bel po' di cosine. Vedete che sono addirittura in piedi perché da seduto mi avrebbe coperto l'inquadratura. Questa è solo una parte perché c'è ben altro di quello che mi ha mandato e questi sono appunto alcuni prodotti che mi ha lasciato, che ho già fotografato, che ho già consegnato, abbiamo già condiviso, ha condiviso sia lui che io sui miei canali, i miei canali social, sulla pagina ufficiale di Accademia Cibografia all'interno di Facebook. E poi, chiaramente, per farvi vedere che cosa fa, che cosa produce, e guardando anche qua in descrizione il link che metterò qua sul sito, sul mio canale, per poter andare a vedere il suo sito e sbirciare sia nell'e-shop ma anche la parte della sua storia di un professionista meticoloso che segue passo passo tutta la ricetta, che è la produzione, addirittura la parte delle etichette etichettate per alcuni prodotti etichettate a mano, quindi una forte cura dedicata a questi prodotti. E io direi che si vede, perché quando ho cercato lui come produttore, perché come nasce questo discorso? Io in pratica cerco produttori in giro per l'Italia, guardo quelli che mi colpiscono e li contatto, quindi se poi decidono di partecipare ci si contatta e si va avanti con quello che è il progetto. Quando ho visto il suo sito e la sua pagina Instagram sono rimasto colpito dalle bottiglie, soprattutto queste tipologie di bottiglie, perché sembrano dei gioielli, sono delle bottiglie molto 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 eleganti e quindi sono davvero interessanti. Però non solo, perché io queste sono quelle che ho visto, ma poi lui mi ha mandato il bitter, che è il suo cavallo di battaglia, da quanto mi ha detto, il bitter amaranto. Tra l'altro la sua immagine la vorrà utilizzare nell'home page del suo sito e io ne sono molto felice di questo, con il suo packaging. Poi vabbè, abbiamo appunto la mandarinara, io la chiamo sempre mandarina ma mi sbaglio, la mandarinara, e la limonara, che sono chiaramente liquore al mandarino e liquore al limone. Poi questo lo lasciamo per ultimo, abbiamo l'Electro Gin, che è un gin probabilmente speziato, non lo so, non l'ho ancora provato, e poi la marangela, che è un liquore, un amaro. Chiaramente questo è il periodo giusto sia per dei bellissimi regali natalizi molto eleganti che per poterli assaggiare e condividerli con amici e parenti, anche perché grazie al cielo quest'anno siamo un pelino più liberi e possiamo condividere anche il bello e il buono del bere bene e del mangiare bene. E poi per ultimo ho lasciato questo, ultimo ma non ultimo, il vermouth chinato riserva, che è un'antica ricetta ed è molto molto bello, perché io non ho ancora assaggiato nulla di questi prodotti, però li ho visti, no? E sapete che nella mia rubrica io non parlo tanto dell'assaggio del prodotto, ma preferisco parlare della parte visiva, perché dell'assaggio del prodotto ci sono professionisti ben più che hanno maggior conoscenza rispetto a me, quindi ben più preparati di me. Ma per quanto riguarda la parte visiva, che fa parte del mio lavoro, ecco, questa è una cosa che mi piace condividere. E di parte visiva qua ne abbiamo un sacco, perché abbiamo questa categoria qua di bottiglie molto particolari che richiamano
veramente dei gioielli, sono molto molto eleganti, anche perché io non so se si può vedere la cosa, però è interessante capire come la luce si può comportare o si comporta. Infatti, nella versione del limone l'ho retroilluminata per avere un'illuminazione molto molto particolare. Poi ho giocato con i riflessi del tappo. Poi anche queste sono molto molto belle, molto eleganti, anche in versione nera, con tutta la parte, non so anche qua se si vede, della serigrafia in un blu, mi viene da dire un blu elettrico, un po' come Fabio, no? Fabio elettrico. Però richiama veramente questa tipologia di blu ed è molto bella. Infatti ho giocato anche qui con un'illuminazione diffusa e avvolgente. Poi ho realizzato il bitter che, appunto, come vi dicevo, andrà sulla sua pagina, sull'home page del suo sito. E ho giocato semplicemente con un total white. Qua è stato semplice, fra virgolette, nel senso che far venire fuori il bello da questa bottiglia è stato abbastanza semplice perché ho giocato con i riflessi dell'etichetta argentata e poi anche qua ho giocato con una retroilluminazione. L'ho messo su una base riflettente e ho dato un total white con delle parti grafiche, quindi anche lì è stato molto molto interessante da quel punto di vista. La foto e la bottiglia che secondo me ha dato di più fra tutto questo servizio nel lavoro che ho fatto per lui è stata questa, che è la prima tra l'altro che ho fotografato e quella che mi ha dato subito, ha catturato subito il mio interesse perché ha una forma particolare, ho lavorato con la sinuosità della bottiglia, con la retroilluminazione e soprattutto con l'illuminazione dell'etichetta che può sembrare statica, ma in realtà ha questo argento che diventa vivo, satinato, opaco, anche sul nero opaco. Anche qua mi sono divertito molto, bottiglia e bicchiere in questo caso con un bicchiere con ghiaccio per dare l'idea del vermouth in purezza con on the rocks. Questa è la parte diciamo fotografica e niente, adesso come al solito ci sono i ringraziamenti che vanno a voi che seguite sempre il mio canale e vedete, guardate sempre i miei nuovi video che piano piano stanno crescendo. YouTube è un canale molto meritocratico, quindi ha bisogno di tempo per crescere e io sto crescendo molto piano, ma ci credo anche perché non faccio solo backstage di fotografia, ma come in questo caso racconto i produttori, perché credo che ci debba essere più forza su questo concetto, sul parlare di quelli che sono i produttori italiani. Dobbiamo non solo visto il periodo del Covid, ma proprio in generale, perché è una cosa che sicuramente vorrò continuare anche quando finalmente usciremo da questo bruttissimo periodaccio, bruttissimo incubo. E poi ci sono i ringraziamenti ai produttori, perché Cibografia sta diventando Cibografia, Cibografia Italia, Accademia Cibografia, Rubrica Cibografia, stanno diventando veramente un inglobato, una cosa unica e una macchina che ben oliata, che funziona, sta andando bene e mi sta dando un sacco di soddisfazioni e soprattutto mi dà la possibilità di poter raccontare i vostri prodotti, di voi produttori che accettate di partecipare a questo progetto e anche ai produttori che decidono poi di seguirmi. Quindi dopo questo progetto continuare a collaborare con me, quindi proprio come un lavoro vero e proprio, e per poter fare dei lavori veri e propri e dei progetti ben più grandi. Di questo sono veramente, veramente felice e mi auguro che il 2022 porti questo progetto a una situazione decisamente più alta, con delle novità. Non vi spoilerò ancora nulla perché ci sono delle situazioni abbastanza particolari, ma ho una grande idea in mente legata al progetto di Cibografia Italia. Spero di trovare le persone giuste che possano strutturare questa cosa e soprattutto spero di poterla impostare io nel modo in cui voglio. Però non vi voglio dire niente perché non posso promettere ciò che non ho ancora fatto. Detto questo, ringrazio però il produttore di questa puntata che è Fabio e lo ringrazio tantissimo e tutti i suoi collaboratori, perché sicuramente avrà anche lui dietro una macchina che funziona molto bene di collaboratori del liquorificio Re dei Re, con tutti i suoi prodotti. Questi sono alcuni dei suoi prodotti. Se volete vederne altri,
Vi rimando qua il link in descrizione, vedete il link per vedere il suo sito, l'e-shop per acquistare i suoi prodotti, c'è la pagina Instagram, ci sono tutti i social, quindi potete seguirlo dove volete. Fabio, ti ringrazio nuovamente, noi ci vediamo al prossimo video con rubrica Cibografia. Non mancate, alla prossima!